significativo in questo percorso l'ha avuto l'ARCI, perché grazie all'ARCI, diciamo così, è stato l'elemento che ha un po' mixato le varie cose, i vari soggetti. E abbiamo qui con noi Michela Iorio, che appunto all'ARCI è una collega e si occupa dell'ufficio stampa. Grazie. Sì, infatti qui sono nella doppia veste perché mi è piaciuta molto la parola che ha usato Elisa prima, ha parlato di esperimento di democrazia, perché effettivamente in questo momento io rappresento sia la società, cosiddetta società civile, che appunto anche il mondo dei media. Perché infatti questo percorso, non dimentichiamolo, aveva una componente associativa molto importante, a parte l'ARCI, che io personalmente mi occupavo di fare un po' da tutor e da maestrina del corso, dettavo i tempi, ero abbastanza insopportabile durante le lezioni. Però vi sono, parte fondamentale è stata l'associazione Idee in Circolo, che ricordiamolo è, oltre a far parte dell'ARCI, ma è un'associazione che vede la partecipazione attiva di utenti, operatori e familiari del sistema della salute mentale di Modena. L'associazione è anche insieme a noi e il Social Point, quindi diciamo vedete già quanti soggetti e complessi hanno preso parte a questo percorso. Mi è piaciuto il fatto che Elisa abbia parlato appunto di democrazia, perché tutto l'abbiamo organizzato discutendone fra noi, facendo anche delle riunioni che a volte potevano essere anche lunghe perché c'erano tante persone sedute al tavolo, ma invece si sono dimostrate fruttuose, perché in un anno siamo riusciti a portare a termine quello che ci eravamo prefissati, come ha fatto notare Roberto Righetti. Anch'io sono rimasta molto molto stupita del bel dialogo che si è instaurato, soprattutto della volontà di essere aperti e di capire quali erano le esigenze dall'una e dall'altra parte. Ci sono stati dei momenti in cui si diceva ma perché avete usato, analizzando degli articoli magari, in cui si diceva perché avete usato questo titolo, forse si poteva dire in quest'altro modo, però discutendo ne abbiamo capito che si può andare avanti. Ho trovato molto interessante lo spunto sui nuovi media che diceva, di cui parlava Massimiliano, perché secondo me nell'ottica della formazione continua di cui l'Ordine dei giornalisti si sta occupando, penso che sia veramente lo spunto fondamentale su cui lavorare. Molto spesso i nuovi anche noi giornalisti facciamo fatica a capire che lo spazio dei nuovi media in realtà è uno spazio informativo, e noi in quanto giornalisti dobbiamo sempre ricordarci di avere una professionalità e un ruolo nei nostri profili pubblici di Facebook e Twitter, non dimentichiamocelo mai, anzi è uscito ieri sul New York Times proprio una lettera di una delle redattrici in cui spiegava chiaramente questa cosa ai suoi collaboratori, perché c'erano stati un po' di problemi con degli utenti del sito web e un giornalista in particolare aveva risposto in maniera un po' aggressiva. Anche secondo me in questo percorso bisogna capire che chi si approvvigiona di informazioni dai social media deve essere in grado di capire dov'è la vera informazione e dove invece magari c'è solo magari gossip o forse fonti non corrette. Quindi forse questo è anche uno spunto su cui potremmo lavorare nell'ottica di dare maggiore informazione sulla salute mentale. Non è da dimenticare che l'associazione Idee in Circolo e Social Point hanno anche un progetto che si chiama Radio Liberamente, lo vedete lì, che è una web radio che trasmette in tutti i giorni, si trova in un altro circolo ARCI al Vibra, alle 5 registrano la puntata, meno 5 o 5, o 5 e 5, 5 meno 10, tutte le volte sbaglio, ok. Però la trovate anche in podcast su Spreaker. Questo è un modo di produrre dei contenuti molto interessante, che può essere utilizzato, secondo me deve essere anche promosso e proposto anche all'esterno. Non vedrei male magari anche in questo caso una collaborazione con i giornalisti, per magari provare a immaginare un percorso anche di formazione in questo senso. Insomma, questo è un
un anno di lavoro può sembrare un punto di arrivo, perché abbiamo il vademecum a cui vi consiglio di dare un'occhiata, perché è importantissimo riflettere sulle parole che utilizziamo, ma in realtà è un punto di partenza per poter fare molte altre cose, perché a me piacerebbe che questa esperienza, come ha detto Massimiliano, si diffondesse il più possibile. E però abbiamo tanti canali, per fortuna il mondo della comunicazione è sempre in evoluzione, abbiamo tante persone come Angelo, che adesso ci presenterà, non vuole mai che lo citi, però io tutte le volte lo infilo dentro la... e, abbiamo tante persone, tanti, si è creato questo bel gruppo, quindi io penso che potremo andare avanti e fare molte altre cose. Basta, grazie.